the torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders expressed concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. Kill the good communists! Kill the bad communists! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. After the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The American government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Eccoci ragazzi a una nuova avventura sul canale. Il gioco del lunedì e martedì, Homefront. Non è stato facile scegliere il gioco da portare sul canale perché era in ballottaggio con altri tre giochi, di cui uno era per la PS2 ma soltanto in formato remastered. È stata una lotta ardua, però alla fine ha prevalso Homefront. E porca troia, quando devo registrare devono passare tutte le persone di sotto. Contro il muro! Robert Jenkins, perché sei così restio a servire il paese nel momento del bisogno? Sappiamo bene che hai perso tutto, ma devi ridestare il tuo spirito patriottico per farti forza. Sì. Il nostro glorioso leader, Kim Jong-un, vi insegnerà a sfruttare le risorse naturali del paese. Permetterà a tutti di prosperare. È il nostro regalo per voi. Ma tu... tu ci costringi a mettere in discussione la tua dedizione alla causa americana. Portatelo via! Ma fate attenzione, cazzo! Oh! Mica sono un oggetto! Sì, un attimo. Oh, meno male che io ho messo i filtri nel microfono. Questo è un microfono che mi è arrivato, un nuovo, un ultimo microfono che è arrivato su AliExpress. Al paravento, diciamo. Ma per forza mi devo sedere, voglio stare all'impiedi durante il viaggio. Aspettate un momento, ma più che militari sembrate dei Robocop. Come cazzo vi siete vestiti? Allora,
una premessa, io il primo capitolo l'ho giocato, l'ho finito il primo capitolo, purtroppo c'è stato un problema di registrazione, a parte che non si sentiva la mia voce, si sentiva solo l'audio del gioco e non si vedevano le immagini. Quindi appena finirò il primo capitolo, poi per me sarà tutto inedito. A confronto di quando nel 2021 circa comprai questo gioco e arrivai più o meno a tre quarti del capitolo e lo abbandonai. Non guardare, ti prego. Chiudi gli occhi. Che atrocità. Ma secondo il filmato dovrebbe essere ambientato nel 2024 e io lo sto giocando nel luglio 2024. Mancano 4 mesi e mezzo alla fine dell'anno, quindi non è detto che la Corea, le due Coree si possano riunire e attaccare gli Stati Uniti. Questo gioco è stato oggetto di critiche soprattutto nell'Asia. Però secondo me è un gioco sottovalutato. Non ha ricevuto critiche molto. Non ha ricevuto critiche abbastanza negative, però è stato apprezzato. I server purtroppo sono offline e non è platinabile. Purtroppo. E che è? Però posso dire che sembra un Call of Duty. Tra l'altro ci sono cose da leggere irraccoglibili e nel corso di questo capitolo ne ho trovati 8. Purtroppo, facendo selezione missione, perché io l'avevo giocato con nuova missione, vabbè, selezione missione, purtroppo mi sono spoilerato il numero dei capitoli. Poi che casino. Vabbè che già la cosa la so. Quindi ci tenevo di più a parlare piuttosto che ascoltare quello che stavano dicendo qua i protagonisti. Piglia la pistola. Tra l'altro ho sbloccato il trofeo PSN e uccidere 25 persone con la pistola in questo capitolo. Però mi sono spoilerato un trofeo PSN che dice uccidi 25 nemici a colpo a colpo. Ma io come cazzo faccio con questa difficoltà? Per forza la devo prendere. Prendi quella pistola. Sì, per forza. Almeno il piano di Connor non mi ha fatto ammazzare. Sono Rihanna. Andiamo. Rihanna senza H, suona. Cioè, sembra male. Avremo tutto l'EPC alle calcagne adesso. Ovviamente. Arriva la cavalleria. Oh cazzo! Ne avevo lasciato uno in giro! Pezzo di giornale, allora leggiamo. 3 dicembre 2013, un mercato petrolifero imprevedibile porta instabilità e incertezza. I primi 10 anni del XXI secolo sono diventati famosi per le fluttuazioni del mercato petrolifero. Con i bruschi sbalzi degli ultimi anni, il nuovo decennio potrebbe facilmente infrangere il record. Dopo l'impennata dei prezzi del 2008, l'introduzione di una serie di riforme antispeculazione sembrava aver portato a fluttuazioni di mercato più moderate. Ma una catena di eventi imprevisti, dallo sciopero generale in Venezuela al prolungarsi dell'instabilità politica in Nigeria, spinge gli analisti a domandarsi se il mercato globale sarà in grado di soddisfare la domanda. Solo quest'anno il prezzo del barile è sceso fino a $70 per poi schizzare fino ai 200, ha commentato l'analista di Goldman Sachs John Rice. O John Rice. È difficile dire che se un mercato così essenziale per l'economia globale sarà in grado di reggere a ulteriori instabilità. Rice e altri analisti temono che l'offerta non sarà in grado di soddisfare la domanda in ascesa, portando ad aumenti incontrollabili e fiaccando ulteriormente l'economia globale. Diversi costruttori automobilistici statunitensi avvertono già una contrazione. Con la domanda di veicoli personali ormai ai minimi storici, l'industria americana dell'auto non ha futuro, ha dichiarato Rice senza mezzi termini. Resta da vedere cosa accadrà agli altri settori che dipendono dal mercato petrolifero.
Ok, mo si entra dentro prima che mi sparano. Questo l'avevo saltato. Non lo sapevo davvero. Bello il doppio 3 di Templar di Killzone 1. È un po' il 2. Va bene. Mani dietro la schiena, un cazzo. Oh, 3 colpi in testa. Ok. Non si torna indietro. Sei macchiato di sangue coreano. Ora sei nella resistenza. Ok, andiamo avanti. Arrivano dal lucernario. Altri due avanti. Ok. Testa basso dietro al riparo. Sperando di non fare morte stupide, al mio solito. Sì, voglio farmi sparare un pochettino. Non lasciare munizioni al nemico. No, quello no, non lasciare le munizioni al nemico. I Nork lo usano come deposito di carburante, conosco la scorciatoia. Dobbiamo stare fuori vista finché non finisce. Lo sapevo io. Luna, sei sempre presente quando devo fare i video. Prima, quando avevo registrato e non si è visto un cazzo, purtroppo. Tu non c'eri. Ora che si vede tutto, tu sei su qui a rompere il cazzo, ad abbaiare. Amore. Mi sto incastrando fra le scrivanie di legno. Allora. Nemici all'autobus. Nel vincolo, forza. Ok, andiamo avanti. Allora, aspetta che questo potrebbe avere il mirino adatto. Sì, un pochettino. Dato che purtroppo ho sti cazzo di pixel neri, grossi pixel neri nel mio televisore, non riesco a leggere quello che c'è scritto in basso. Prendi quelle granate. Ah, sì, arrivo un attimo. Saltare. Dove vado di qua? Non lasciare in giro quelle granate. Ah, giusto, dovevo andare di qua. Mi ho detto, ma dove cazzo sto andando? Non posso giocare con il capitolo elevato e ammazzare col coltello. Se poi fa complessivamente, va bene. Ma se le devo fare soltanto nel primo capitolo, consecutive, per dire, non mi sta bene. Allora. Oh, mo. Come tutte! Giocati bene! Trasporto truppe! Melma! Granate di qua! Ho capito con ste cazzo di granate, l'ho capito! Gli ho già tirate due granate. Usa una granata. Ma hai rotto il cazzo, eh? Occhio alla mira, no. Non colpire le pompe. Fatevele fare le pompe. Ok. Prima che mi censura. Ricarico, datevi fuoco di soppressione. Questo suono sembra preso da Far Cry 1. Sinistra!
verranno all'inferno con noi. Cristo. Sono i trappi. Non vedo quante cazzo di granate ho. Oh cazzo. Siamo tutti interi. Sì. Penseremo dopo alle ferite. Meglio filare prima che arrivino i rinforzi. Purtroppo ci ha fatto due morti stupide. E' bello che io l'avevo giocato in precedenza. Cristo santo. Che io sono sempre il solito e due morti le devo sempre fare. Ma guardate, mi giro attraverso qua, mi giro e non ci posso più passare. Appunto. C'è il pezzo di giornale qui per terra, dov'è? Andiamo verso Rivier Road, ci vediamo lì. Non ho tempo. Un pezzo di giornale qui per terra. Ah, allora mi seleziona missione e ricomincia da capo. Cioè, seleziona missione e non comincia da capo, li mantiene. Meglio così. Che ce n'era uno qua per terra, poi ce n'è uno nel camino. Se avessi fatto ricomincia missione sarebbe stata un'altra cosa. Tra l'altro il trofeo PSN dice che sono 61 pezzi di giornale raccoglibili. Entra in casa Carponi. Ah, qua ce n'è un altro. Allora, 6 luglio 2006. Pentagono fallisce il test missilistico nordcoreano. Nonostante le trattative per la cessazione del programma nucleare del nordcoreano siano ancora in corso, la nazione isolazionista ha intrapreso una serie di test missilistici iniziati alle 3.30 del mattino ora locale, 20.30 CET. Sono durate 5 ore. Fonti ufficiali riferiscono che i missili Taepodong 2, una variante dei vecchi Scud sovietici, è poi andato in avaria 40 secondi dopo il lancio. Stati Uniti, Giappone e Nazioni Unite hanno condannato con fermezza i test, denunciando la violazione degli impegni di Pyongyang per una cessazione delle prove missilistiche. La moratoria era in vigore dal 1998, anno del fallito lancio del missile Taepodong 1 sopra il Giappone. Aspetta, ma questo mi sembra di averlo letto. Mi sembra di averlo letto. Quindi potrebbe essere che ci trovo quello dentro il camino. Non sparate. Cazzo, un cazzo. Nascondetevi finché non è passato. La codifica in sovraccarico. Se mi mettessero a sparare. Aspettiamo, qual è il problema? Al mio via. Ora. Ma io non scatto, va bene. Voglio fare una cosa che ho fatto pure nella prima registrazione. Aspetta, ma che stai facendo? Niente. Tutto sgombro. Tutto sgombro. Non ce n'è tonno. Senti, non credevo che ci mandassero contro tutto l'esercito. Che ti aspettavi? Hai sollevato un vespaio. Letto il tuo dossier, Jacobs. C'è la codifica in sovraccarico. Come al solito mi deve rompere il cazzo. Un pilota con esperienza di combattimento. Potevamo trovarne uno senza farti seguire da un. Piccolo cieco in arrivo, altre due strade. Dobbiamo muoverci. Quegli elicotteri non erano qui per una gita. Ah, se n'è andato. Cazzo armato.
No, è ancora lì. Perché non spari? Vabbè. Andiamo. Allora, di qua c'era qualcosa? No? Dentro il camino vediamo se c'è il... Ecco, non c'è. Ok, allora sono... sono raccoglibili, rimangono archiviati. Quindi, dato che sto registrando la... il primo capitolo, che l'avevo registrato precedentemente, allora io ho mancato due giornali. Che è una cosa strana. Come ho fatto a non averlo visto? Qui è serrata, un classico. Qua ce n'era un altro di giornale. Allora, qua non si può salire normalmente, devi per forza premere il tasto. Su, su. Bene. Ma da dove cazzo sono salito io? Elicottero a bassa quota. Ah, oh, yes. Oh my god. Via di sta granita. Via. Ma veramente? Oh no 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 no! Ok. Andiamo di qua. Ok. Perché non ce l'ho mica assistita. Solo che devo aumentare un po' i comandi. Mitragliatrice, finestra secondo piano.
una granata. Oh my god, sei morto. Anche tu al creatore. Non ho la mira assistita, eh. Cristo santo. Questa ricarica automatica non le voglio. Non mi piacciono i giochi con le ricariche automatiche. Ancora. E ne arrivano altri. Forse ne posso approfittare. Minchia, non ne posso approfittare. Cristo! Dio santo. Stai giù! Quel cannone ti farà a pezzi! C'è trore che spara e manco muore. Io entro dalla finestra, ma voi resistete? Ci servono esplosivi per quella pece. Trovali! Entra nella finestra! Mettigli un paio di cariche! Sì, aspetta! Ma quante cazzo di C4 c'è? Ci servono esplosivi per quella pece. Trovali! Ah, ne puoi avere un massimo di 1, 2, 3, 4. Cazzo! Lo sapevo io che non lo dovevo fare. Ok. Entra nella finestra. Ci servono esplosivi per quella pizza. Trovali! Possiamo assistere all'explosion? Ok, ci ha fatto troppe morti. Ci ha fatto troppe morti. Allora, qua ce n'erano due da leggere e li ho presi tutti e due. Allora, nemmeno si stanca di correre. Andiamo. Forza, adesso dice che devo scattare, eh. Intelligentona. Arrivi a rotta dietro questi cortili. Dai, con un calcio. Apri la porta. Strano che non ci aiutino piuttosto. Branco di conigli. Le MP gli avrà fritto le palle. Vedono un aereo che precipita e non corrono a prendere le armi. Strano. Esattamente. A questi non importa delle PC. Vogliono solo vivere la loro vita. E poi Boon ti ha dato un ordine. Boon non è qui, dobbiamo fare di tutto per sopravvivere. Ho come l'impressione che mi sto lasciando qualcosa dietro. Ok. Il camion non c'è niente.
Salvataggio. Guardate, di qua c'è un muro invisibile che non si può nemmeno oltrepassare. Io queste cose non le sopporto, non le capisco. Soprattutto. Ora c'è un muro invisibile qui. Maledetta resistenza, che ci fate qui? Siamo una comunità pacifica. Ci sono delle famiglie qui, non potete cacciarci nei guai in questo modo. Fatevi tutti. Ce ne andremo non appena arriveranno gli altri. Non li hanno seguiti, sono sicuro. Ma io prima qua ci potevo stare qua sopra, mi seguivo tutta la scena. Non facciamoci notare. Dannazione, Connor. Ti avevo detto di non venire. Rischiamo di fare casino a casa di questa gente. Non avevamo altro. Ah, ecco qua. Questo posto è pieno di coreani. Dovremmo combattere per questa gente, non usarli come scudo. Che cazzo si nasconde? Ora basta, entrami. Devi essere il pilota, sono Boon Carson. Ho fondato questa cella. L'esercito statunitense si raduna a San Francisco. A loro serve benzina e noi abbiamo un piano. Ci serve. Che nemmeno parla, tra l'altro. Arrivano. In casa, subito. Ora arriva quella deficiente col bambino. Non fate male al mio bambino. Oddio. Mancava solo questa. Siamo dei vostri, signora. State attenti, vi proteggeremo. Prendiamo la facciata della casa. Dominate, avanzo, alto di gara. Qua ci posso andare, sì. Tanto non c'è niente da leggere. Fatelo stare zitto. Appunto, fatelo stare zitto. Si respammano davanti a me. Ora ci sarà un salvataggio automatico, un checkpoint. E poi... poi c'è merda. Oh no. Qualcuno mi piace la faccia, sì, esatto. Condivido. Ma lei che c'è un giornale. Oh, minchia. Eccolo qua. Potevo accoltellare. Oh, e via quei lacrimogeni, dai. Gas! Vogliono stanarci. E dai. Ma dai, ma che cazzo? Aiutami, ti prego. Avanzare. E chi è? Nascondetevi là. Vi torneremo a prendere quando sarà finito. Sì, va bene, contaci. Ci sono morto alla stessa maniera. Prima, quando ho registrato, ma non si vedeva niente. Alla porta, non mi hanno fatto uscire. E ci sono morto così. Se ci fosse una missione che dice finisci il capitolo senza mai morire, dovrei rigiocarmelo super attentamente. Non è impossibile. Qui. Ci serve il gol. Dove diavolo è? Popper, dov'è il Goliath? Sul retro! Il Goliath è sul retro! Il tracciatore è nel mio zaino! Laggiù! Ok. Prendi il tracciatore! Sì, ora lo prendo un attimo. Sto verificando che non ci siano cose da prendere. Nella mia borsa! Guardate, ora lo prendo. E arriva all'improvviso. Prendi il tracciatore! Visto? È un drone da combattimento semi-autonomo con navigazione e calibro 50. Sono pseudo-intelligenti. Trova l'obiettivo e spara.
Trova l'obiettivo e spara. Abbatti quei veicoli! Abbatti quei veicoli! Vai! Seguiamo il Goliath! Si è tolta la Jeep! Il fatto che qui prima non ci sono proprio morto. Quando arriva a prendere il Goliath. Un altro ce n'è. Cristo santo. Io non so dove cazzo devo puntare. Ora va bene. Ce n'è un altro? È finita la mission. Stanno ripiegando. Dobbiamo andarci subito. Sì, come no. Finisce così la mission. Noi ragazzi, appena ci sarà lo schermo nero, poi vi saluterò e vi rimanderò al prossimo capitolo. Grazie per aver seguito questo video. L'ultima volta che ho controllato gli iscritti erano 822, quindi ne mancano 279 a 1001. Vi ringrazio e seguite ancora il mio canale e altri video. Buon proseguimento. Pare che una cellula della resistenza di Montrose sia fuggita dopo una sparatoria in un quartiere della zona. Speriamo che quei combattenti abbiano raggiunto una delle loro zone sicure nel mare delle periferie abbandonate. Noi, in ogni caso, continueremo a lottare. Non credete ai media controllati dai coreani. Siamo la porta sulla verità. Siamo la voce della libertà. Buongiorno Montrose, state ascoltando KPAR su 88.3.